Buongiorno bambini, oggi parliamo dei suoni dolci e duri di k e g. Come al solito, scriviamo il nostro titolo didattica a distanza, la data in cui svolgete il lavoro e poi il titolo, i suoni dolci e duri di k e g. Prima di tutto facciamo un ripasso. Allora, abbiamo visto nelle altre lezioni che i suoni dolci di k sono ci, ce, di g sono gi, ge, mentre i suoni duri sono di k, ka, ko, ku. Di g abbiamo ga, go, gu. Noi però con questi suoni ci possiamo un po' divertire perché possiamo trasformare questi suoni dolci in suoni duri. E pensate un po', anche i suoni duri li possiamo trasformare in suoni dolci. Vediamo come. Partiamo prima dai suoni dolci. I suoni dolci incontrano H e diventano suoni duri. Vi ricordate la storia della regina H? Bene, è questo. Quando i suoni dolci C, C, G e G incontrano H, la abbracciano e l'H si mette in mezzo a queste due letterine. Vediamo un po'. Quando C incontra H, che suono diventa chi? Come vedete, l'H si mette in mezzo tra la k e la i. E avanti così. Quando c'è incontra h, il suono diventa che. Vediamo la g. Quando la g incontra la h, il suono diventa ghi. Quando ge incontra h, il suono diventa ghe. E attenzione, a questo punto i suoni dolci sono diventati duri. Chi, che, ghi, ghe. Vediamo un esempio. Ad esempio, chiave. Chiave ha il suono duro. Vediamo un po'. Guardate un po' il suono chi. Foche ha il suono duro. Infatti abbiamo che. Ghianda ha il suono duro, infatti abbiamo ghi. Spighe ha il suono duro, infatti abbiamo ghe. Leggi le due storie e fai il disegno. Adesso leggeremo insieme due storie e dobbiamo trovare in queste due storie questi suoni duri: chi, che, ghi e ghe. Andiamo. Allora, lettura. Chi, che, ghi e ghe. Vediamo un po'. Le oche, chia e chea, seguono le mucche e la chioccia fa. Rileggiamo. Le oche, chia e chea, seguono le mucche e la chioccia fa. Chio, chio, perché le uova si sono schiuse. Che chiasso, chiudi il becco, dicono chia e chea, ma la chioccia cheta fa ancora chio, chio. Ai pochi pulcini nati sul muschio. E adesso cerchiamo tutti i suoni che e chi. Allora, vediamo un po'. Le oche, quindi che di oche, chi di chia, che di chea, seguono le mucche
che e la chioccia, quindi la chi di chioccia, fa chio, quindi chi di chio, chio, perché, e anche qui abbiamo ritrovato il suono che, le uova si sono schiuse. Ed ecco il suono chi. Che, eccolo, chiasso, chiudi il becco, dicono chia, e di nuovo, perché sono gli stessi nomi delle nostre oche, e chea, ma la chioccia, cheta, fa ancora, e abbiamo di nuovo i suoni chi e chi di chio chio. Ai pochi pulcini nati sul muschio. E voilà, andiamo avanti. Un ghiro ghiotto vede tra la ghiaia una ghianda. Rileggiamo. Un ghiro ghiotto vede tra la ghiaia una ghianda. Evita gli aghi dei pini, gira dietro una margherita e così arriva sulla ghiaia vicino alla gustosa ghianda. Allora, rileggiamo. Evita gli aghi dei pini, gira dietro una margherita e così arriva sulla ghiaia vicino alla gustosa ghianda. Un ghepardo ghiotto di ghiri lo vede e con lunghi salti arriva sulla ghiaia. Rileggiamo. Un ghepardo ghiotto di ghiri lo vede e con lunghi salti arriva sulla ghiaia. Ma anche il ghiotto ghiro fa salti lunghi e scappa con la ghianda. Ma anche il ghiotto ghiro fa salti lunghi e scappa con la ghianda. Bene, adesso cerchiamo tutti i suoni duri, ghi e ghe. Allora, ripartiamo. La ghi di ghiro, la ghi di ghiotto, la ghi di ghiaia, la ghi di ghianda, la ghi di aghi, la ghe di margherita, e poi di nuovo ghi di ghiaia, ghi di ghianda, poi abbiamo la ghe di ghepardo, di nuovo ghi di ghiotto, ghi di ghiri, la ghi di lunghi, e di nuovo gli stessi suoni di prima, ghi di ghiaia, ghi di ghiotto, ghi di ghiro, ghi di lunghi, ghi di ghianda. Va bene, buon lavoro e alla prossima!